300 chiamate di soccorso al giorno, 35.000 missioni l'anno e 220 operatori. È il 118 dell'ospedale Mazzini di Teramo, al quale l'ASL riserva da oggi una nuova sede di 1.000 metri quadrati nel terzo lotto del nosocomio teramano. Abbiamo centralizzato tutto, tutte quelle cose che facevamo, sparse per il territorio. Basti pensare ai corsi di formazione sulla defibrillazione precoce o anche i corsi avanzati. Negli spazi nuovi abbiamo due aree formative che saranno a disposizione dell'azienda stessa e di conseguenza abbiamo riniziato a tamburo battente la formazione qui, ma pensata soprattutto in ottica delle maxi emergenze. Quanto personale lavora al 118 di Teramo? Personale dedicato, abbiamo 24 infermieri, compresa la centrale operativa trasporti e poi 10 medici e 12 autisti. I lavori della nuova sede del 118 sono iniziati a dicembre scorso e sono costati circa 900.000 euro. Soddisfatto del risultato, il manager dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Una novità che porterà quali vantaggi? Innanzitutto porta vantaggi agli operatori che vengono allocati in una struttura idonea e che è più confacente all'attività che devono svolgere. Adesso hanno una struttura altamente idonea, attrezzata, con spazi adeguati, dove vengono rispettate tutte le distanze e inoltre va verso quel senso di nuova innovazione che si vuole dare all'azienda di Teramo. E nell'ottica dell'innovazione al Mazzini di Teramo è stata completata e potenziata anche la sede del centro trasfusionale. È un centro all'avanguardia sia dal punto di vista diagnostico che organizzativo. È uno dei modelli portato ad esempio perché in uno spazio anche ristretto siamo riusciti a realizzare uno dei migliori laboratori di virologia europei per le attrezzature soprattutto e per il personale qualificato che ha detto. Abbiamo aperto anche un laboratorio dedicato alla diagnostica Covid e siamo riusciti a monitorare l'andamento della diffusione del Covid sia a livello ospedaliero della nostra ASL ma anche sul territorio e quindi a bloccare immediatamente eventuali focolai o comunque essere sempre attenti ai segnali di allarme che sono provenuti in questo periodo.